La Corte Suprema israeliana sospende la misura d'arresto preventivo nei confronti del detenuto palestinese Mohamed Allan, in sciopero della fame da 2 mesi e mantenuto in stato di coma artificiale dalla scorsa settimana. Allan, avvocato di Nablus nel nord della Cisgiordania e militante della Jihad islamica, è stato arrestato a novembre 2014 ed è in regime di detenzione extragiudiziario, una misura di 6 mesi ma prorogabile a tempo indeterminato. Le gravi condizioni di salute di Allan, che secondo i medici ha riportato danni cerebrali a causa del prolungato sciopero della fame, hanno messo il governo israeliano di Benjamin Netanyahu con le spalle al muro. Nel clima di tensione degli ultimi mesi, la sua morte rischierebbe di innescare una nuova ondata di violenze.